Il governo tenga conto dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato. Sono le parole del presidente nazionale CNA Dario Costantini, che oggi ha fatto visita a Pesaro sostenendo le ragioni dei balneari. 906 titolari di stabilimenti marchigiani, oltre 250 quelli della provincia di Pesaro Urbino, nel tratto che va da Gabicce a Marotta, di cui 80 solo a Pesaro. Imprese che da qualche anno vivono nella più completa incertezza. Da qui la visita del presidente nazionale Costantini assieme al presidente provinciale Matteucci, al segretario territoriale Bordoni e il presidente CNA Marche Paolo Silenzi. Presenti all'incontro anche Otello Gregorini e Giacomo Gaudenzi per i concessionari pesaresi. Presidente, questa prima visita qui nel nostro territorio, intanto quali sono gli argomenti che avete trattato e come ha trovato appunto anche questa sezione di CNA? Molto bene, nel mio primo mese di mandato è già la seconda volta che vengo nelle Marche, una regione molto importante per il nostro sistema. Sono voluto andare personalmente a verificare la questione energetica all'ordine del giorno sicuramente per le nostre imprese, ma la Confederazione non si può permettere di dimenticare ogni sua componente. E quella dei balneari da qualche anno in particolare è una componente molto importante. Oggi sappiamo tutti bene cosa vorrebbero le nostre donne e i nostri uomini, vorrebbero poter continuare a investire nei nostri territori, vorrebbero continuare a far meglio il loro mestiere, vorrebbero continuare a rendere più attrattivi i nostri luoghi permettendo ai turisti di arrivare in modo massivo. Ora la nostra gente è disposta a investire, se sarà data loro l'opportunità, è disposto ad andare avanti, però è chiaro che le regole è il momento di chiarirle, perché uno investe se sa che poi negli anni potrà continuare a gestire il terreno che gli è concesso dal demanio. Noi ci aspettiamo da chi ci governa una prospettiva. Prospettiva significa mettere la parola fine anche a questa questione. Prima parlavamo dell'energia e ora che il nostro Paese inizia una programmazione seria, dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare. Abbiamo interrogato a tal proposito i nostri associati per esempio si augurano investimenti massivi nella green economy, c'è qualche parte politica invece che sta parlando di nucleare pulito. Io credo che vadano bene. Insomma, tutte le soluzioni, tutte possono essere messe sul tavolo, però è ora di programmare e prendere delle decisioni. Perché comunque le piccole imprese pagano l'energia molto di più delle grandi imprese, le piccole imprese pagano l'energia molto di più della concorrenza in giro per l'Europa. Adesso bisogna prendere decisioni perché anche se si risolve questo periodo, poi ce ne sarà un altro fra un anno, fra 2 anni e noi abbiamo bisogno alla nostra gente, come in questo caso, di dare delle prospettive.